Radio Carbone, svaporatissime solo per voi, le tre divine, elettrizzanti noi siamo, lo sentirete, con uno sguardo vediamo se ci guardate, tre fate di sero contro carbone, si può volare sull'arcobaleno. Le stelle puoi spolverare, non disperarti però, se al tuo risveglio noi non saremo con te, forse anche meglio. Eccolo qua, è proprio lui, il tuo carbone, svaporatissime solo per voi, le tre divine. Elettrizzanti, siamo elettrizzanti, divine, noi siamo divine, svaporatissime, nel blu, dipinto di blu, non ci fermiamo più, blu le mille bolle blu. Vai, bu, vai, bu, bu, vai, fra le gioie che la vita ci dà, voglio per me quelle del cuor, per questo ho scelto l'amor. La ricchezza non è fatta per me, senza di te non ha valor, per questo ho scelto l'amor. Volersi bene, star vicini, felici, sereni, è un dono che uguale non ha. Fra le gioie che la vita ci dà, voglio per me quelle del cuor, per questo ho scelto l'amor. Buonasera, buonasera cari amici di Dopo Cena, avete sentito che belle note, che impasto vocale, siamo rientrati nello studio di Dopo Cena dopo aver visto un filmato di presentazione degli ospiti di questa sera che già hanno dato prova della loro maestria, della loro cifra artistica. Sono qui con noi. Finalmente siamo riusciti ad averle anche qui, perché insomma se le litigano, io dopo aver insistito molto le ho avute qui, il trio Carbone in tutto, non abbiamo gli applausi finti, no? Lo faccio io l'applauso, il trio Carbone in tutto il suo splendore. Allora, sono con noi Stefania Carboni, Beatrice Barbuio e Cristina Tranquilli. Bene, ben arrivate. Grazie. Come vi trovate qui negli studi dopo cena? Bene. Come a casa nostra. Come a casa vostra. Allora, avete regalato un'atmosfera anni 50, una sonorità che è un po', come dire, non tanto consueta ai giorni d'oggi, però è sempre un bel sentire, sì. No? È vero? Sì. Allora, ci faranno altri regalini, sentiremo altri contributi, faremo un po' di storia di questa eccellenza fanese in ambito canoro che abbiamo, però insomma capiamo anche da dove venite, insomma, perché avete avuto dei trascorsi professionale, insomma, sì. Quindi insomma adesso è, come dire, un momento di insomma svago, giorno. Sì. Non ci siamo ancora stancate. Ecco, non dire, però insomma avete avuto degli anni insomma in cui lo facevate di professione. Sì, sì, siamo nati nel 1984 all'interno di una cooperativa teatrale che si chiama ancora Il Labirinto, perché a Pesaro. E praticamente poi abbiamo iniziato a lavorare insieme con Stefania e con un'altra ragazza che si chiamava Claudia Pogliotti,
e dovevamo fare uno spettacolo di ricerca, ma questo spettacolo di ricerca praticamente non si è realizzato e quindi abbiamo deciso noi tre donne di incominciare a fare un percorso. Siccome ci piaceva tutte e tre cantare, allora abbiamo cominciato a cercare quello che ci piaceva, queste canzoni d'epoca, degli anni 40 ci piacevano molto, e il trio Lescano ci piaceva molto, quindi abbiamo cominciato a cantare. E poi, ci siamo accorti che comunque, per quanto ci si divertiva, avevamo bisogno di un maestro. Ci vuole un maestro, no? Che ti dica veramente bene come fare, e ci siamo messi a cercare un maestro. Cerca che ti cerca, esce fuori un nome, Franco Francolini, maestro di Pesaro, un maestro meraviglioso, e c'è stato questo contatto. Ma la sorpresa bella è stata che ho riconosciuto subito il mio maestro di quando, da bambina, al Teatro Masetti con Franco Francolini facevamo il coro per il Pinocchietto d'Oro, quindi un centinaio di bambini, io mi ricordo, tre voci, e quindi ho ritrovato Franco Francolini, e che ci ha organizzato gli arrangiamenti sempre a tre voci a cappella, perché per noi era importante essere comunque autonome, non avere, uscire con lo spettacolo sia in strada che in teatro. E quindi grazie al maestro Francolini abbiamo iniziato a studiare questi arrangiamenti, ce ne ha preparati tantissimo, cioè avremo più di 40 arrangiamenti grazie a lui. Sì. E quindi insomma è stato un contributo importante che vi ha insomma sicuramente sostenute. Ha fatto la differenza. Quella attuale non è la formazione insomma originale, c'è Cristina che non era parte della formazione iniziale, però vedo che dall'impasto vocale Cristina ti sei inserita molto bene. Sì, alla grande, veramente, cioè alla grande anche dal punto di vista, per me, come proprio divertimento nel cantare, che io mi è sempre piaciuto cantare, e poi è venuta fuori l'occasione nel 95 e già noi ci conoscevamo. E io ero una loro fan nel senso che quando erano proprio un trio, appunto, come dicevamo adesso, professionale, li andavo a vedere nei teatri anche qui nelle zone nostre, in Emilia Romagna. Mi ricordo uno spettacolo, Longiano. Rimasta proprio capito, folgorata, cantare così. Rimini. Un locale, sì, comunque era uno spettacolo teatrale con le canzoni, con queste canzoncine, e proprio ero catturata, cioè mi piaceva tantissimo. Quindi nel 95 è venuta fuori un'occasione nell'ambito di una manifestazione, diciamo, basata sul volontariato culturale, diciamo, serviva una terza persona, perché eravate solo in due in quel periodo, anche perché era... perché non facevamo più come professione. Era 94. Un momento dove il trio così era abbastanza inattivo, non so se si può dire. In stand-by c'erano loro due, mi hanno chiesto, io terrorizzata della serie, non sono capace. Poi abbiamo fatto delle prove così, quasi per scherzo. Io queste canzoncine le conoscevo già, perché comunque anche in casa, no? Genitore, mio padre le cantava, perché anni 40, poi mio padre è sempre stato appassionato proprio di musica, e di qualsiasi tipo di musica, anche questa. Quindi già le conoscevo, e loro mi hanno detto proviamo, dai. Fai questa voce qui, il canto, fondamentalmente quella, la parte più, diciamo, anche più semplice. Con l'impasto è venuto subito bene, e quindi poi io mi sono lanciata, loro erano già più esperte, quindi mi hanno sempre veramente sostenuto anche da tutti i punti di vista. Beh, diciamo che 10 anni di scene a livello professionale. Sono uno scherzo, insomma. C'è chi ha proprio in ambito musicale delle carriere molto più brevi, molto più fulminanti, proprio delle meteore, un disco, un pezzo che spopola, dopodiché l'oblio totale. Invece insomma, voi 10 anni, quindi, perché noi comunque abbiamo lavorato in teatro, poi grazie a questa elasticità comunque siamo riusciti ad inserirci
anche in siparietti musicali, in diverse trasmissioni. Certo. Poi ci sono state diverse esperienze, però è stata veramente una trovata come tante cose che nascono così casualmente, proprio per reagire a un momento di, diciamo, di stasi, di noia, è venuta fuori questa soluzione creativa che ha portato il trio a cantare sia in strada, sia nel teatro con lo spettacolo proprio classico, e anche utilizzando solo il siparietto musicale, ci siamo inserite veramente, poi con il cabaret musicale, insomma è stato molto divertente. Molto divertimento, molto divertente. Belle esperienze. Molto divertente. Beatrice, allora, perché Trio Carbone, cioè anche il nome sì, è singolare, cioè, trio, capiamolo sì. Perché... Beh, è molto semplice, perché in realtà... Allora, noi ci eravamo formati, eccetera, eccetera, a un certo punto è venuta fuori un'occasione, no? L'occasione di uscire pubblicamente, però eravamo impreparate, cioè, nel senso che ancora non ci avevamo pensato, non c'era venuto minimamente, perché esatto. È stata un'occasione, no? E allora praticamente in un giorno dovevamo decidere il nome e naturalmente Trio Barbuio era brutto, Trio Pogliotti era brutto, Trio Carboni, abbiamo associato carbone con una cosa anche un po' simpatica, cioè, no? Sì, c'è sì, la Befana, il carbone, queste cose qua, poi avevamo pensato le sorelle, quello, quell'altro, ma cioè, non ci piaceva niente e alla fine abbiamo deciso, vabbè, può essere simpatica questa cosa del trio carbone, che è anche curiosa, no? Suonava bene, destava curiosità. Sì, suonava bene. E poi abbiamo scoperto anche che c'era anche un autore d'epoca che si chiamava Carbone. Poi quindi voglio dire, c'era tutto un insieme di cose. Però alla fine abbiamo deciso, diciamo, per urgenza. Per urgenza. Posso dire una cosa che mi fa sempre ridere? Sì. Cioè la pubblicità del sì, Carbone sì. Contro il russo. Io sono venuti. No, sono venuti dopo, però loro sono venuti dopo. Però, no, quando vediamo in televisione Trio Carbone, cioè, io mi fa sempre ridere. È vero. E quanto mai, insomma, singolare. Pancia, non siamo noi. Non siamo noi. Liberiamo le persone dall'aria. Allora, diciamo che insomma, il più famoso e celebrato Trio Lescano è stato quello un po' che penso vi abbia ispirato, no? Sì. Ma avete avuto anche un contatto proprio con una delle, non so, delle tre Sandra sorelle. Sandra Lescano, erano tre sorelle, sì. Caterinetta, Giuditta e Sandra Lescano. E quindi noi abbiamo proprio desiderato così tanto, siamo riusciti a metterci in contatto con la Sandra Lescano che abitava a Montecatini Terme. Lei ci ha ricevute e abbiamo passato un pomeriggio con sì. Sandra Lescano in casa sua, noi tre del trio con Sandra Lescano, è stato molto molto emozionante. Lei ci ha ricevute con molta, diciamo, anche delicatezza. Sì. Non voleva, si è voluta rassicurare che non avessimo registratori perché non voleva sì. uscire, non voleva niente. Quindi tranquille, noi tre, è tutto nella nostra memoria. Quindi abbiamo cantato per lei i pezzi del loro trio. Fantastico. E lei ci faceva sentire i dischi, ci dava fuori il disco, tornerai. Ci ha messo il disco, tornerai, vabbè, tutto il repertorio. Tutto il repertorio sì. Album di fotografie con questi costumi, li facevamo noi, eravamo molto brave a cucire, abitavamo a Torino, facevamo tante feste, cioè, insomma ci ha raccontato le loro storie d'amore. Anche sofferte, comunque sì. hanno passato il periodo della guerra, capito? Sì, per sì. cui, cioè, insomma, se la sono vista anche brutta per un certo periodo. Quindi comunque è stato molto bello perché lei già ha proprio, era emozionata quanto noi nell'ascoltare i loro pezzi. C'è stato un momento in cui ci ha preso le mani, abbiamo messo tutte le mani così una sopra l'altra, voi dovete continuare. Mi ha dato proprio dovete continuare. La benedizione. Ed è stato, siamo uscite fuori con più forza perché comunque certo. se Sandra Lescano ci dice continuate, tu senti che va bene, continuo. Qualcosa di buono la sto facendo. Sì, sì, vi ha dato qualche consiglio su qualche pezzo? Magari? No, ci ha detto state attenti agli uomini. Ah, ecco.
Cioè, e aveva ragione. E aveva ragione, vabbè, come darle torto. Come darle torto. A una signora così carina. Come darle torto. Allora, abbiamo citato un passant così molto velocemente, qualche insomma, presenza di peso della vostra carriera artistica in momenti anche della cinematografia italiana. Qui vediamo una fotografia che riguarda un film, e adesso abbiamo una clip, un contributo video che lo vediamo e poi rientriamo in studio naturalmente, sempre con il Trio Carbone. I gesti! Dai, per l'ultima volta, guardate me adesso, facciamo la scena. Scusi, maestro, ma questo starnuto lei me lo può fare sempre a tempo? Vai, vieni, è da fieno. Allora non me lo faccia mai più! Quando tutto tace su nel ciel la luna par, col mio più dolce caro miau, chiamo Maramau. Vedo tutti i micci sopra i tetti passeggiare, ma pure loro senza te sono tristi come me. Maramau, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto, è una casa avevi tu. Le vicine innamorate fanno cor per te le fusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più. Maramau, maramau, fanno i micci in coro. Maramau, maramau, mau 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 mau. Maramau, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto. È una casa, avevi tu. Prendetevi il mio applauso, per questo ci avete, però facciamo finta che a casa tutti quelli che stanno vedendo dopo cena e il Trio Carbone stanno applaudendo, ma sono sicuro che lo state facendo. Io faccio da cassa di risonanza, insomma, degli applausi di casa. Avete sentito che dal vivo è bellissimo, qui lo studio è pieno di note, di sonorità, regalate proprio grande emozione, grande pathos. Complimenti, perché insomma, dopo ce ne fate un'altra. Sì. Allora, abbiamo visto questa clip, questa che riguarda un film. Che film è? Che cos'è? Insomma, raccontateci questa esperienza. Ladri di saponette. Ladri di saponette di Maurizio Nicchetti, che è stato fatto nell'87. Praticamente il gancio con Nicchetti c'è stato dopo aver passato con il trio diverse volte a Zelig, siccome eravamo Zelig a Milano, Nicchetti è di Milano, e ci siamo conosciuti a Zelig, e lui è rimasto contento, entrava in perfetta sintonia con l'idea che lui aveva del film, per cui abbiamo girato diverse scene insomma in questo film, che è stato molto bello, divertente, un film
proprio intelligente poi. Michetti è sempre stato un regista, un attore, insomma un autore che ha sempre ricercato queste atmosfere un po' ovattate, un po' ricercate, insomma non è stato sicuramente da grande diffusione, però aveva una nicchia insomma, di estimatori e di amanti di questo genere, questo suo modo così garbato, no? Quasi sotto traccia di raccontare le storie. Ha girato molto in Russia, ha detto questo film, che poi naturalmente è stato fatto con un budget limitato, perché no, non è che in Italia non è semplice, e comunque sì, è stato molto divertente. Con lui abbiamo fatto poi diverse siparietti musicali a pista, era la trasmissione che faceva in quel periodo, si girava a Torino. Dopo abbiamo anche questo, abbiamo scovato anche questa, quindi ve la facciamo vedere. Però diciamo anche, Beatrice, che quella nel mezzo, tra voi due, non era una componente del trio originale, no, giusto? Sì, sì. Era Caterina Sillo Slabini, era la protagonista praticamente, era la moglie di Nicchetti nel film. E le abbiamo dato la voce. Quindi insomma c'è stata, ha usufruito della vostra prestanza vocale. E la cosa insomma simpatica di questo aspetto insomma della musica italiana è che è una musica senza tempo, cioè attraversa le generazioni, attraversa il tempo, attraversa gli stili, i generi musicali, ma piace sempre perché insomma non è, vero, no? Sì, è vero. Lo swing è, insomma, questo no, è. Sì, non stanca. Adesso, siccome noi lo facciamo per hobby, non ci stanchiamo, però certo pensiamo anche di ampliare in qualche modo il repertorio. Fate anche insomma, altre cose oltre. Abbiamo una vita normale. Una vita normale. Sì. Sì. Avete una vita propria. Sì, sì, sì. Avete una vita famiglia e lavoro. Lavoro. Però insomma la musica fa sempre parte del vostro... Ci vuole. Allora, vediamo l'altro contributo video che riguarda appunto la trasmissione che citavi Stefania tu prima, no? Della trasmissione. Eccola qua, la vediamo adesso. Vediamocela insieme, insomma, il trio Carbone, ieri e oggi. Sì. Baciami vicino sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quantità, taratara. Via boe, via be, tu si lava con me. Via boe, via bu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Baciami vicino sulla bocca piccolina, dammi tanti baci quantità, taratara. Via boe, via be, e tu si lava con me. Ci sono qui. Via boe, via bu, dimmi tu cosa sono queste sillabe d'amore. Baciami vicino sulla bocca piccolina, dammi tanti. Siete molto carini, siete molto bravi. Un applauso al trio Carbone. Dedicata a Lino, non può mancare una canzone di Fred Buscaglione, Whisky facile. Sono l'uomo. Dal whisky facile, son criticabile, ma son fatto così. Non credete, non sono un debole, ma un fatto abile. Ma la guerra finì, se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere. Perdonate se ho whisky facile, son sempre amabile, pur se bevo così. Non mi correggo, non mi tentate, altre persone si son provate. Scusate tanto se ho un whisky facile. Un applauso per Lino. Grazie, sono emozionato, grazie a voi per questo gentile omaggio che chiaramente richiama, sono emozionatissimo. La musica ha fatto parte insomma, della mia vita, insomma, anche in passato strimpellavo un flauto in conservatorio, vabbè, tanto tempo fa. E quindi insomma la sento, insomma, poi è sempre insomma, nell'orecchio questa sonorità.
Era un periodo quello quando andavano queste canzoni in cui la radio era lo strumento, il veicolo principale, quindi la voce, la sonorità erano insomma la regola base. Bella la radio. Bellissima, bella la radio. Sì, ci è capitato anche di avere delle... abbiamo partecipato, sì. Ci hanno invitato a Radio 2, tornando a casa, è stato tutto... sì, vabbè, comunque, prima ne abbiamo fatte talmente tante, abbiamo fatto... Questo prima del 94, che è stato l'ultimo anno in pratica professionale, ma il divertimento continua. Il divertimento continua e... Cristina, cioè il teatro, la musica, le voci, la teatralità, sì, sono cose che sono legate insomma saldamente. Col trio proprio posso assaporare appunto teatro, canto e poi soprattutto anche attraverso il teatro di strada, no? Perché il trio spesso abbiamo fatto degli spettacoli, tra l'altro anche all'ultimo dicembre, no? dell'anno scorso, proprio nella nostra città, nella mia città a Fano, cantare in giro per il corso, noi tre, capito, davanti alle persone così, e proprio offrire questa musica, queste canzoni, serenate. Poi in mezzo ci mettiamo queste serenate, poi ci mettiamo qualche battuta in mezzo, quindi sì, è veramente un'occasione bella, insomma, di... divertente. Un rapporto divertente con il pubblico, perché comunque sì, in teatro sì, c'è sempre l'improvvisazione, però quando sei in strada è tutto improvvisazione, perché ti cambiano continuamente, sì, ci sono i bambini, ci sono gli anziani, e ci siamo divertite molto anche proprio quando giravamo per le strade, nelle rassegne di teatro di strada, sì, a fare aprire le finestre, signora, sì, c'è una... Sì. Cioè, molto molto libero, ecco. No, ma poi le persone d'epoca, le chiamiamo le persone d'epoca, quando sentono queste canzoni, cioè veramente a volte si mettono con noi a cantarle, ma poi rimangono, cioè le vedi che proprio sono estasiate, sono cioè si crea una grande emozione, un grande coinvolgimento, e questo è molto molto bello. E a volte succede anche con i giovani, i giovani curiosi, allora sì, allora cioè, si riesce, cioè rimangono incantati del fatto che noi riusciamo con tre voci a creare un'armonia senza la musica, questo colpisce sempre. Oppure alcuni sono sempre un attimo così, non so se posso dire, un po' storditi, cioè tipo, ma questo è cosa vuoi? Sì, sì, no, non costa niente, non costa niente, non ci fa ridere molto. Mi sono impauriti, dico oddio adesso sì, questo, perché si vorranno i soldi, sì, tutti chiedono i soldi e invece noi regaliamo serenate e la gente si stranisce per il fatto che noi offriamo serenate. Infatti, è un gioco proprio, il bello è questo, no? Viverlo anche come un gioco. Sì, a dicembre insomma io vi ho sentito proprio lì vicino alla fontana insomma, della Fortuna in piazza, insomma lì c'è stata una specie di folgorazione anche per me, ho detto chi siete, dove andate, cosa fate, venite qui. Cosa volete? No, perché anch'io insomma come tanti della mia fascia età, esatto, è questa qui, ecco, vedete? E qui loro stavano appunto cantando, dando prova della loro maestria vocale proprio a quelli che erano lì in piazza quella sera, e devo dire che l'atmosfera, pur essendo insomma una temperatura molto bassa, si è alzata su. C'era il vin brulè. C'era il vin brulè, le note del trio Carbone, e tutto ha preso una dimensione molto, molto più bella. E quindi insomma è bello insomma questo rapporto con proprio col pubblico a stretto contatto, no? La strada unisce e soprattutto lì c'è poca finzione, c'è poco da barare. Adesso quindi insomma, chi vuole avere insomma nelle orecchie le vostre note, come fa? Dove viene a trovare? Cosa fa? Come fa? Ti contatta. Ci contatta. Avete la pagina Facebook? Siamo su YouTube, la pagina Facebook, quindi comunque siamo rintracciabili. Caricate i video. Sì. Posso dire su YouTube il Trio Carbone, tutto attaccato, lo trovate. Eccolo. E poi è su Facebook lo stesso, Trio Carbone. Fuga due voci.
Cos'è? Sì, perché no? Tre? Vabbè, fuga due voci. Si chiamava così. Sì. Questo era l'8 marzo dell'anno scorso. Sì, dell'anno scorso. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto. No, non dite così perché... Vabbè, abbiamo dei problemi d'età. Ci siete state perché insomma la locandina. Sì, è vero. Stefania, ci siete state ci e c'è la locandina. Comunque volevo ricordare, visto che si parla poi di cose carine, quelle che comunque non si dimenticano, è stato bellino il primo provino, perché comunque noi, il primo spettacolo è uscito l'8 marzo dell'85, lo spettacolo è uscito a Urbino, in strada, sulla rampa, presente sulla rampa, sì. C'è a un certo punto un grande spazio, e lì abbiamo fatto questa cosa alternativa, ed è piaciuto tantissimo, abbiamo avuto un grandissimo successo, da lì proprio siamo andati, boom. Siamo partite, e è stato carino perché io parlai di quello che stavo facendo col trio con un'amica mia che faceva il Dumps a Bologna, la Maria Vittoria Brugiati, e praticamente lei era in contatto con un altro ragazzo che studiava con lei e stavano sistemando il cast, i provini, facevano i provini per una trasmissione estiva televisiva con Pupi Avati. Quindi ci fu questa cosa improvvisa che lei si preoccupò, non c'erano i cellulari, io non avevo il telefono a casa, quindi gettoni. Non so come la vicina, devi chiamare subito questo numero, dovete andare a fare un provino, ragazzi, dovete fare un provino. Sì, sì, sì. Cioè, quindi telefono a Bologna, sì, dovete venire domani andiamo domani. A fare il provino. Domani, domani. Cioè, domani. C'è stata questa cosa, ma soltanto noi, no, poi portare. Insomma, ho invitato suo fratello Luigi, tranquilli, fratello di Filippo, un'amica mia. Suo gemello, un'amica mia che suonava la viola. Siamo partite col furgone del trio del Labirinto e siamo andate a fare sto provino. Mentre aspettiamo di fare questo provino, si rompe uno specchio. È l'amica nostra. Sette anni di guai! Era superstizioso. No, vedrai che questo vuol dire che... io mi chiamavo Viola, avevo un vestito viola. Che, ti dico, guarda, è stato un colpo di fortuna. Bene. E da quel provino che andò benissimo, cioè sì, dovevamo fare una puntata, ne abbiamo fatte 12. 12 puntate, e da lì poi comunque c'è stato il contatto con le agenzie, ma sempre tutto molto casuale. Ci chiamano pensando che eravamo altre. Per cui sì, no, sì, ma noi sì. Ma anche non siete quello, vabbè, no, venite uguali. Guarda, anche nell'89 quando abbiamo fatto l'apparizione la settimana della sfigge nel film dei Lucchetti, è stato un caso, cioè praticamente ci hanno chiamato, in realtà volevano chiamare un altro trio, perché c'era un altro trio, non cantava questo trio, era un trio comico musicale, un trio comico. E per sbaglio ci hanno chiamato, quindi siamo andati su, abbiamo fatto questo provino e al regista gli siamo piaciute talmente tanto che ha aggiunto delle scene per poterci inserire. Come potergli dare torto? Come potergli dare torto? Perché usufruire di così tanta... Sì, no, è sempre stato molto... Ogni volta che ci vedevano poi... il fatto ha giocato. Eravamo giovani. Wild, young and free, insomma. Quindi, sì, vabbè. Sì. Allora, ci godiamo, visto che l'hanno citato, proprio questo passaggio della loro carriera, della loro storia musicale. Vediamo l'ultima clip e poi rientriamo in studio sempre col trio Carbone. Dorme il mulino a vento sotto la luna d'argento, dorme il grandesino nel solettino piccino, ogni cosa giace, tutto tace. Thank you.
Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio potrai sentire. Le mie parole tanto appassionate son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io son gelosa del mio amor. Ecco, penso che la chiusura di questa puntata di Dopo Cena non potrebbe avvenire in modo migliore. Insomma, avete sentito sia nei contributi video che sia dal vivo, meglio dal vivo, devo dire la verità. No? Però insomma, sentirvi dal vivo è sempre una grande emozione. Le atmosfere che ci hanno regalato queste tre ragazze, queste tre giovincelle, queste tre pulcelle made in Fano che hanno, insomma, ricalcato le orme, la musica, le atmosfere degli anni 50 che erano state portate avanti dal trio Lescano, e adesso voi rimanete insomma sull'onda di questo swing così, così bello, così accattivante, e insomma dilettate le orecchie altrui con la vostra sonorità. Insomma, complimenti, grazie per essere state qui e con grazie noi. Grazie per averci chiamato. No, il piacere è stato mio. Stefania Carboni, Beatrice Barbuio e Cristina Tranquilli, il trio Carbone. Vi faccio l'ultimo applauso, ve lo faccio io. Grazie per essere stati qui. Ciao. Alle prossime. Ciao. Si chiude qui Dopo Cena, questa puntata così musicale, così orecchiabile, così bella, e vi rimando alle prossime. Ciao.